Ciao Volpi, benvenuti in questo nuovissimo video. Me l'avete chiesto in 2 miliardi. Oggi è arrivato finalmente il video in cui vi faccio in sostanza il tour della mia stanza, della mia postazione. Vi faccio vedere qualsiasi cosa, così almeno non me lo chiedete più perché me l'avete chiesto in 2 miliardi. Ne approfitto adesso di fare questo video un po' così, diciamo, diverso dal solito, perché comunque agosto i video se ve li guardate in pochi. E quindi nulla, speriamo poi che comunque recuperi col tempo. Voglio 10.000 mi piace per questo video, non so se ci arriveremo mai, però nel dubbio voi mettetelo. Iscrivetevi, commentate e nulla. Adesso vi faccio vedere tutto, gli armadi, vi faccio vedere qualsiasi cosa. Così praticamente voi non mi dovete chiedere proprio, cioè voi sapete che cosa c'è qua dentro, ok? Iniziamo subito, ovviamente riprenderò dal cellulare e nulla, quindi non lo so se rivedrete poi la mia faccia perché riprenderò col telefono. Buona visione, divertitevi. Ci siamo, sono da telefono. Oh mio Dio, ma quello è un altro Xiao. Come potete vedere, già siamo qui, sono da telefono. Non lo so, mi volevo riprendere. Iniziamo stavolta veramente. E lì c'è Winnie the Pooh. Qua c'è Winnie the Pooh. Non lo so. Ovviamente, siccome vi voglio bene, non vi farò vedere subito la postazione, perché altrimenti non avrebbe senso. Partiamo da Arancina. Qui, come potete vedere, la nostra bellissima volpe, la mascotte del canale, con dietro una chitarra, in sostanza, che la regge. Poi qui ci abbiamo il LED che amate tutti, che in sostanza è un pianeta che trovate su Amazon a 10 euro. Qui abbiamo il silver button di YouTube. Non c'ho le luci accese, ragazzi. C'ho solamente i LED e le cose, quindi per questo si vede un po' così. Poi qui ci abbiamo il mio letto, ovviamente super mega disfatto, con ovviamente il cuscino di Me Contro Te. Ovviamente, ragazzi, per il meme, io questo cuscino lo amo perché me l'avete regalato voi e me l'ha regalato uno di voi. E niente, qui ci abbiamo una valigia con vestiti e cose sopra, perché come sapete devo partire. E quindi niente, questo diciamo che è la parte qua della stanza. Poi qui in sostanza in questi cassetti ci sono calze, mutande, altre cose varie che non penso vi interessino. Qui abbiamo il VR che mi dimentico sempre di mettere nello scatolo, che troviamo lì assieme a 200.000 bottiglie e a delle calze a terra, perché sono la persona più disordinata di questo mondo. E poi qui abbiamo, ragazzi, delle foto di Xiao da piccolino. Come potete vedere, questo è un PNG nella vita reale, ritagliato di Xiao. Anche qui Xiao. Questo qui è un sensore per il VR. Arriviamo a una delle parti secondo me più belle di questo video, che è appunto il mio guardaroba, che è quello, ragazzi, per cui ho speso praticamente l'ira di Dio dei soldi. Ci sono 650.000 vestiti, vi faccio semplicemente l'esempio. Praticamente la sbarra di ferro, perché è di ferro, non so di alluminio, non so di che cos'è, dovrebbe essere dritta. E molti vestiti, anche se sembrano pochi, ragazzi, sono veramente un botto, perché molti si nascondono tra gli altri e quindi sono tipo un miliardo di vestiti. Poi andiamo sotto, dove c'è il mio zainetto della Supreme, tutte le mie Jordan. Qua sopra ce n'è un altro paio, qua la so, qua sopra, sopra quello rosso. Poi qui ci abbiamo altre scarpe, altre cose che vabbè sono così un po' stupide e nulla. Poi vabbè, qui quindi abbiamo praticamente tutti i miei vestiti. Qua sopra ci sono semplicemente tutte le lenzuole e le cose che vabbè uso ovviamente per il mio letto. E poi lì sopra abbiamo tutti gli scatoli e le cose che uso praticamente tipo per i computer, queste cose qua. Scrivetemi nei commenti e ditemi, vi prego, che non mi fate sentire da solo, non ditemi che sono l'unico a collezionare. Tipo io colleziono, raga, qualsiasi cosa: le lattine, gli scatoli dei pezzi del computer, un piccone di Minecraft, il Monopoli. Io, ragazzi, colleziono qualsiasi cosa perché semplicemente mi piace collezionare, punto. Non lo so se anche voi lo fate, nel dubbio bravi se lo fate, se no ancora meglio, perché almeno evitate di mettere 200.000 scatoli in giro, però ci sta. Adesso arriviamo alla parte migliore che tutti voi ovviamente volevate vedere, che è appunto la postazione da gaming di Xiao. Partiamo dalla sedia GT Player, ovviamente viola, che conoscete tutti. Ho un po' di casino, ragazzi, quindi scusatemi. Questa qui è una Kai MPK Mini che utilizzo per suonare, perché faccio musica, per chi non lo sapesse. Poi qui ho una Nintendo Switch, qui ho una PS4. Questo qui è il mio peluche di Umbreon, che io, ragazzi, amo Umbreon perché è tipo troppo bello come Pokémon. Ditemi qual è il vostro Pokémon preferito nei commenti. Poi qua sotto ci abbiamo ovviamente i controller della PS4. Qui ci abbiamo dei LED messi un po' a caso, due schermi da 27 pollici ciascuno, perché boh, mi piacciono gli schermi grandi. Poi qui ci abbiamo Alexa, qui ci abbiamo un corno che mi ha regalato la mia migliore amica, perché ragazzi io sono una persona superstiziosa. E assieme al corno abbiamo altri portafortuna, cioè delle carte di Chiesa e Barella. Mi prenderete in giro, ma ragazzi, loro per me sono come i santini, ok? Io loro li amo, quindi sì. Questa qui è la mia tastiera, super sporca, però è comunque la mia tastiera. Questo qui è il mio tappetino del mouse, Asus Cerberus si chiama. Questo è il mio mouse, che è il Logitech G502, che è più sporco di Chernobyl. Poi qui abbiamo una chiavetta che non so perché è qui. E questa qui, ragazzi, anche se tipo la maggior parte di voi si aspettano tipo la fotocamera più bella del mondo,
in realtà è una webcam della Logitech che ho pagato 170 euro perché è la C922, però è praticamente sopra due scatoli perché non c'ho voglia di comprare il treppiede più grande, cavoli miei. Qui abbiamo la scheda audio che la utilizzo per collegarla alle cuffie, che la utilizzo per collegarci le cuffie, e ovviamente questo microfono che mi è costato quanto la casa praticamente, questo microfono solo è costato, che è lo Shure SM7B. Passiamo alle mensole. Allora, qui ragazzi ho un po' di casino. Ho tutta la collezione di Pokémon per McDonald's, non so se la conoscevate, è uscito qualche anno fa. Io ce l'ho tutta, poi ho anche qualcosa di Super Mario. Poi questo qui ragazzi, se volete profumare di Xiao, ecco il mio profumo che utilizzo spesso, che è Tesori d'Oriente Jasmine di Java, non costa praticamente niente e io lo amo come profumo, quindi se volete profumare di Xiao prendetevelo. Poi qui abbiamo una bella vagonata di manga, 100.000 cose raga, perché semplicemente vabbè non c'ho più. Quella lì è la crema che utilizzo per i tatuaggi. Questi due sono i due dischi di Famoso di Sfera, perché io lo amo e quindi ne ho due. Ho un po' di volumi di One Piece e qualche volume di One Punch Man, Fairy Tail, Sprite, poi vabbè i seinen io li amo ragazzi, sono veramente belli. Poi qui ho un CD di un episodio dei Celestini, che io li amo i Celestini, spaccano. Arriviamo qui, ora tutti diranno: oh mio Dio Xiao, ma quindi tu fumi? No ragazzi, tranquilli, non fumo, semplicemente mia mamma e mio padre fumano e comprano i clipper come accendini, e siccome sono super belli, io quando loro semplicemente gli si finiscono, li colleziono e me li metto qua perché mi piacciono un sacco. Qui ho altri manga, Sky Violation ragazzi, ve lo consiglio un botto perché è una figata. Poi ho qualche volume di Attack on Titan, ho anche qualche spin off e ho due deodoranti così. Poi qua sopra ho praticamente quattro vinili, quello di Madame, quello di Sfera Rockstar, Izzy Fenice e quello di Franco 126, che praticamente mi avete regalato tutti voi, e vabbè sono tutti praticamente dei regali. E poi qua sopra abbiamo il mitico CD dei Me Contro Te, che ovviamente anche uno di voi mi ha portato quando mi ha incontrato, grazie Asia se stai guardando questo video. Qua sopra abbiamo tutto Attack on Titan in sostanza, e ancora mi mancano tipo 3-4 manga mi mancano ragazzi, quindi vabbè. Poi qui abbiamo un altro sensore per il VR, e qua non mi ricordo cosa c'è dentro, non ne ho idea, qualche bomboniera, qualcosa, qualche squishy che anche voi, che i miei amici mi hanno regalato. E poi arriviamo qua sopra, abbiamo tutta la mia collezione di Funko Pop. Ragazzi, questo Funko Pop di Alex proviene dal 2017, ci sono tutti gli autografi, Marci, Kennoia, Anlix, non so se riesco a farveli vedere, però vabbè, comunque ci sono. Ancora ero fan praticamente di quelli che adesso sono i miei amici, questo è un reperto praticamente, e niente, vabbè. Poi c'ho Frodo Baggins, Kate Austin di Lost, Jon Snow, poi c'ho Harry Potter, Piper di Fallout, poi c'ho altri due di Fallout. Qui dietro, togliendo solamente un Funko Pop, ho una collezione gigante di giochi per PS2, perché ho anche perché giocavo ovviamente anche alla PS2. Mentre lì sopra ho una Collector's Edition di Star Trek, quella del 50° anniversario, che ora non so quanti soldi costa perché non l'ho mai aperta. Poi questo qui in realtà è un po' un casino, cioè in realtà praticamente qui diciamo un po' una discarica. Qua c'è la mia fotocamera, l'Alfa 6000, le chiavi di casa e tanti bordelli vari. E qui c'è praticamente un adesivo di Supreme e nulla. Se vedete tutte queste cose, te firme o hai, in realtà Xiao al contrario, per chi non ci fosse arrivato, in sostanza OAX era praticamente la versione diciamo musicale, la mia versione musicale. Poi qui ho tanti adesivi di Winnie the Pooh, non perché ce l'ho messo io, ma perché questa stanzetta in realtà era di mia sorella e poi è passata a me, quindi in sostanza tipo 150 anni e non so ancora come non mi sia caduto addosso. Arriviamo all'ultima parte, che è praticamente, qua ci sono 2 euro non so perché, qui c'ho il mio correttore, i miei correttori, perché io amo ragazzi correggermi la faccia perché mi fa schifo tutti i brufoli che ho, la mia collezione di smalti e tutte le mie Monster, perché sì ragazzi io colleziono anche Monster. Sì, voi direte: Xiao, ma una spolverata non gliela dai? No ragazzi, perché sono la persona più pigra di questo mondo, quindi mi dispiace ma no, c'ho un sacco di Monster perché io colleziono anche le Monster, amo le Monster. Scrivetemi qua sotto nei commenti se anche voi amate le Monster. E nulla, questo diciamo era un po' tutto. Abbiamo in sostanza praticamente il reparto gioielleria e ventilatore di Xiao e mascherine. Qua ci metto le collane, poi qua ci metto gli anelli, questo è il pacco del microfono, qui dentro ci sono altre collane
E qua c'è il mio ventilatore e quindi nulla. Dimenticavo, qui ovviamente ci sono tanti altri vestiti di Xiao. Sono veramente tanti altri vestiti di Xiao, ma proprio tanti altri vestiti di Xiao, che fondamentalmente sono i vestiti che, diciamo, non utilizzo più. Infatti penso che o li vendo oppure tipo li do nelle robe, quelle lì tipo dei poveri, perché comunque i vestiti non vanno mai buttati. Sono tutti vestiti buoni, però io non li metto più perché o mi stanno piccoli o semplicemente non mi piacciono più, perché adesso c'ho tutto il guardaroba nuovo. Mentre qua sotto, vabbè, qua c'ho gli scatoli della PS4 e dell'Oculus. E qui ci sono, c'era qui praticamente in questi cassetti ci dovevano essere quei vestiti lì, ma semplicemente adesso sono vuoti perché ho preferito metterli qua. Infine arriviamo alla chicca, che adesso molti rimarranno delusi perché ha un cable management, cioè tutti i fili sono messi male. Arriviamo al mio computer. Le specifiche ve le dico in modo super veloce: i9 come processore, 2080 come scheda video, 650 watt, 80 plus platinum tipo alimentatore, SSD da 500 giga, hard disk da 2 tera, un'altra SSD che è quella lì che vedete tutta illuminata da 512 giga sempre, raffreddamento a liquido super mega RGB, infatti è proprio, sono giostre, 16 giga di RAM sempre RGB, scheda madre ovviamente RGB, tutto RGB. Raga, vabbè, sto computer l'ho pagato un sacco di soldi, anche questa ventola ovviamente è RGB. Questa qui era la mia stanza, spero vi sia piaciuta. Probabilmente molti rimarranno delusi perché so che ogni volta vi aspettate tipo dagli youtubers che abbiamo tipo stanze super mega incredibili. In realtà, ragazzi, la mia è una stanza normalissima e comprendo anche il fatto di essere veramente tanto ma tanto disordinato, perché raga sono veramente tanto disordinato, quindi potete tranquillamente scrivermelo nei commenti. Però nulla, diciamo che da quando faccio lo youtuber è anche difficile proprio avere del tempo per pulire. Però nulla, ditemi cosa vi è piaciuto, ditemi anche se avete qualcosa in comune con me, tipo che collezionate le monster, i manga, se leggete Attack on Titan, se vi piacciono i Pokémon, qual è il vostro Pokémon preferito, chi è il vostro personaggio di Attack on Titan preferito, se avete un computer da gaming, non lo so, ditemi se abbiamo qualcosa in comune, se anche voi indossate i gioielli come me. Questo, ragazzi, semplicemente era tutto, spero vi sia piaciuta. Ovviamente punto ad avere una postazione molto più figa, ma se al momento sono rimasto appunto in questo stato, semplicemente, ragazzi, è perché sto aspettando di avere una casa tutta mia per effettivamente farci quello che voglio, quindi comprare una nuova scrivania, i led nei muri, tutte queste cose qua. Quindi diciamo che nonostante sia passato ormai quasi un anno da quando faccio lo youtuber, diciamo che ho dato poco conto all'estetica della mia cameretta, e forse sotto un certo punto di vista ho fatto male, perché so che magari molti che vedono magari una stanza super mega accogliente così si godono di più il video. Infatti è un obiettivo che voglio raggiungere, però sicuramente non lo faccio in questo momento perché la scrivania cade a pezzi, diciamo che devo sistemare tante cose, ok? Poi una cosa tira l'altra, non c'ho mai tempo, anche perché, raga, comprare una nuova scrivania, cioè dovrei praticamente smontare tutto, e per tutto quello che vi ho fatto vedere, raga, ci vuole una vita. Infatti ogni volta che devo traslocare tipo solo un mese ci vuole per togliere tutte le mie cose. Però nulla, spero che vi sia piaciuto, 10.000 mi piace come vi ho detto, iscrivetevi, commentate, e nulla, io aspetto, se avete delle postazioni da gaming super ultra fighe, le foto su Instagram, mandatemene nei direct che poi me le guardo. E niente, raga, vi mando un bacio gigante e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.